esistono e sono riconducibili ad esseri umani e non sono profili automatizzati. Ma chi sono veramente i troll? No, non sono degli abitanti demoniaci e malvagi delle leggende scandinave che vivono nei boschi o nelle valli. Questi troll nascono, si muovono e si moltiplicano invece nel cybermondo. Il loro habitat naturale è infatti il mondo virtuale, dove in maniera anonima agiscono spesso aggressivamente all'interno di chat, sui social media, nei forum di discussione e sui vari siti di informazione. Il loro scopo, nella maggior parte dei casi, è creare tensione, creare delle polemiche e delle divisioni, fare un certo tipo di propaganda, favorire discussioni polarizzanti e anche insultare oppure inondare il web con fake news. Qualche esempio: le campagne elettorali, gli attacchi verso un governo, delle istituzioni, le discussioni a sfondo religioso. È tutto per Cyberwords. Alla prossima!